Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del team Glitch e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se non vedi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. E ciao a tutti, ragazzuoli, e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0, ragazzi. Allora, oggi è martedì e puntualmente, come ogni martedì, Rockstar ci ha tirato fuori un veicolo, diciamo, per farci spendere qualche soldino. Voi sapete che a me i veicoli piacciono, però ci sono dei veicoli inutili, come per esempio quello di martedì scorso. Per me era inutile, come tanti altri veicoli. Torno a ripetere che per me Rockstar potrebbe risolvere molti bug nel gioco invece che tirar fuori ste merdate, però va bene, andiamo avanti. Allora, qui ha tirato fuori sta Free Crawler, che tanto free non mi pare, perché comunque costa 597.000, è un sub, credo che sia un sub, perché comunque c'è un bel gippone. Tutto sommato, ragazzi, non mi sembra neanche male come auto, a vederla da qui, insomma, a vederla dalla foto del coso. Quindi andiamo a comprarla e l'andremo a modificare. Che dire, ragazzi, io sinceramente di tutte queste auto mi sono un po' rotti i coglioni, perché ve lo dico francamente, a me non servono le auto. Anche perché poi non capisco voi che cazzo ci fate con tutte ste auto, no? Del tipo, ci avete 150 veicoli e poi uscite sempre con la Deluxo a romper cazzo in giro, oppure sempre con l'MK2. Che cazzo vi comprate a fare altri 148 veicoli? Li comprate, non spendete i soldi, non fate manco più i glitch dei soldi, non vi serve un cazzo. Io bombe capisco, comunque vabbè. Andiamo avanti e vediamo un attimino sta macchina come è fatta, ragazzi, no? E un'altra cosa, ragazzi, vi volevo fare un piccolo appunto, che leggo tantissime stronzate sia sul gruppo Telegram che anche sul canale YouTube. Ci sono gli sconti, ragazzi, ci sono gli sconti. Evitate di fare domande stronze, perché per me sono domande stronze e dopo vi devo dare delle risposte stronze e dite mazza quante stronzo Maxi Milk. No, io non so stronzo, i stronzi siete voi che non capite un cazzo. Perché se andate da Bennis e tentate di modificare una macchina, siccome voi non c'entrate manco per striscio dentro da Bennis, perché boh, non lo so, o comunque leggete, ok, quando c'è l'avvio di GTA Online vi dice chiaramente che ci sono gli sconti su determinate cose. Quando entrate in sessione, invece di andare a romper cazzo, la prima cosa che fate è andare a romper cazzo a qualcuno, leggete quello che vi compare in altro a sinistra, che vi dice sconti su questo, sconti su quello, sconti su quell'altro. Se voi siete un po' più attenti, ci arrivate da soli a ste cose. Evitate di fare domande stronze del tipo perché la macchina me la paga 670.000, 500 o cazzi e mazzi, ragazzi, ok? Quindi mo ve l'ho spiegato io, ci sono gli sconti. Vediamo se ci siamo chiariti, se abbiamo capito, se vi è entrato dentro le orecchie. Per quanto riguarda i glitch di soldi, ragazzi, penso che fino a domani non pacceranno un cazzo, poi vediamo domani che cosa succederà, però credo che fino a domani potremo ancora usufruire del glitch dei soldi. Quindi torniamo alla nostra jeepetta, al nostro sub, ragazzi, vediamo un po' le modifiche.
Allora, in quanto a modifiche, ragazzi, non è che ci possiamo aspettare molto, perché comunque sono quelle che so, le vedete, le solite modifiche che si fanno a tutte le auto. Io per questo dico, ragazzi, non, oramai da GTA non ci si può più aspettare niente. Non è che vi potete aspettare un'astronave o chissà che cosa, perché le modifiche sono sempre quelle. Andate allo santo scasso, ma che c'è? Il cofano, il paraurti, l'alettone, le solite cazzate. Che poi se andiamo a vedere, se doveste per esempio modificare, che cazzo ne so, un'auto di lusso, l'alettone sono sempre quelli, l'alettone GT, l'alettone quello, l'alettone cazzo, l'alettone, cioè sempre le solite merdate, ragazzi. Non è che dice mettono alettoni nuovi, mettono cose nuove, no, sono sempre quelli. Quindi, cioè, che cazzo vi volete aspettare da GTA? Oramai penso che GTA abbia già dato abbastanza. L'unico modo in cui potrebbe dare di più GTA sarebbbe migliorare il gioco, che sarebbe una grande cosa. Evitare tanti bug, evitare che tanti girino in modalità good mod. Questo ve lo ripeterò sempre, perché mi sono proprio rotti i coglioni sia della gente che li pubblica sti cazzo di good mod, che proprio non riescono a, non gli entra nel culo che pubblicare una good mod rovina l'esperienza di gioco a tanti giocatori. Sì, fa divertir un coglione, però rovina l'esperienza di gioco ad altri 100. Perché se io incontro uno con la good mod, a me mi rompe il cazzo, mi dà fastidio. Ma poi io dico, pure voi imbecilli che giocate con la good mod o che giocate col teletrasporto, perché tanto ho visto che siete in tanti che cercate il glitch della good mod, e poi non mi venite a dire no, ma io non lo faccio il glitch da... no, perché tanto siete falsi e ipocriti. A voglia che mi dite non faccio il glitch della good mod, cioè a che cazzo vi serve? Tu vai a fare uno scontro con uno, tu l'ammazzi e lui ti può ammazzare perché sei in good mod, ti senti soddisfatto, bello, bravo, tanto di applauso ciccio, sei un campione a giocare GTA. Ma vaffanculo, va, altro che good mod, a fanculo dovete andare voi e chi pubblica i glitch della good mod solo per fare 4 visual de merda. E poi lasciamo perdere, ragazzi, in questo video non mi voglio esporre più di tanto, ma tanto farò un altro video dove vi dirò la mia, ragazzi, vi dirò la mia. E non mi frega un cazzo se mi arrivano header, non mi frega un cazzo se qualcuno si sentirà toccato, sono semplicemente cazzi loro, a me non interessa. Però io quello che ho da dire lo dico, l'ho sempre detto e continuerò a dirlo. Poi per il resto, alle persone a cui non piace quello che io gli dico, mi facessero una pippa, me ne frega un cazzo, regà, me dovete fare solo che una bella sega. Se non vi interessa, se non vi piace quello che vi dico io, se non vi sta bene, andatevene a fanculo. Comunque, ragazzi, tornando al tuning, perché sennò poi qui trascendiamo e andiamo oltre. Questa è l'auto, questo è sto bel capolavoro che hanno rilasciato oggi. Che dire, ragazzi, qualcuno dice che è bella, qualcuno dice che no, a me sinceramente non mi piace, perché c'ha sto posteriore che secondo me lo potevano far meglio. Però de gustibus, ognuno c'ha i suoi gusti, ognuno c'ha le sue cose, ognuno spagna i soldi come cazzo gli pare a loro. Quindi detto questo, ragazzi, penso che il video possa finire qui. Aspettate il prossimo video che farò, un video critica, sarà un video critica. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.